Intanto sono molto contento di essere qui e al di là del dispiacere per l'assenza di altri amici, però sicuramente è un ambiente che mi piace, è un ambiente che mi piace anche perché l'emozione mi piace e quindi l'emozione di chi per la prima volta presenta una serata così importante che è l'inizio di una campagna elettorale che porterà la coalizione a governare Milano è un ruolo importante, quindi io già pensa cosa potrei dire ai tuoi nipoti o ai tuoi figli. Grande, io ho aperto la campagna elettorale del sindaco del centro-sinistra a Milano dopo 20 anni di centrodestra, quindi già questo secondo me è un record. Il secondo aspetto mi fa molto piacere anche perché la seconda iniziativa che avrò con l'Italia dei Valori è sul lavoro e secondo me è molto, molto significativa questa scelta perché partire dai giovani per parlare di lavoro c'è innanzitutto, si deve innanzitutto contrastare quello che si sta tentando di fare. Da un lato annullare praticamente l'articolo primo della Costituzione, togliere il tema del lavoro come principio fondante del nostro ordinamento costituzionale. E dall'altro perché il lavoro è il tema principale che tocca e colpisce i giovani, i quali vengono, sono stati, secondo me, parliamo di una persona che non c'è più, una persona estremamente intelligente che tanto ha dato all'Italia, ma aver definito bamboccioni coloro che non certo per scelta, ma perché non hanno alternative, perché non hanno futuro, non riescono a creare le condizioni o ad avere le condizioni per poter avere una vita autonoma, è qualche cosa che non è accettabile, nel senso che oggi noi dobbiamo creare le condizioni per dare lavoro, per dare una casa ai giovani, per dare luoghi dove ci si possa divertire e nel contempo dare e ricevere cultura. Questo è un programma evidentemente elettorale, io però voglio entrare proprio nel merito di alcuni temi che mi sono particolarmente cari e che ho molto a cuore. Uno, Milano è una città che non è fatta per i giovani, non è amica dei giovani. Se ci ragioniamo adesso, da 20 anni, 30 anni non è mica neppure dei meno giovani, neppure dei bambini. Però sicuramente i giovani sono stati quelli più penalizzati, perché io mi ricordo quando ero giovane anch'io, se volevo trovare una casa, anche facendo lavori, piccoli lavori, riuscivo a pagare. Oggi non solo non trovo la casa, non trovo la casa in affitto, ma laddove, se sono uno studente fuori sede, cerco una stanza per poter dormire, pago qualcosa come 600 euro al mese, che è qualcosa che è scandaloso, perché oltretutto questi soldi sono soldi nella maggior parte dei casi in nero e quindi sono soldi che sfruttano a chi affitta quella stanza, se va bene, il doppio di quello che viene pagato dal studente lavoratore. È una città che non ha luoghi di aggregazione, non ha luoghi dove i giovani possono trovarsi, fare, dare cultura, fare e dare gioia alla propria generazione. È una città che al centro vive di giorno e di notte muore, mentre proprio perché il centro non ha abitazioni, dovrebbe essere una città che usa il centro per creare eventi, per dare luoghi, per dare momenti, per dare zone, per dare eventi che possano permettere ai giovani di sentire musica anche fino a tardi senza disturbare quelli che giustamente chiedono di poter dormire visto che al mattino si alzano presto. È una città che non investe nella cultura e qua secondo me dobbiamo anche fare delle scelte anche programmatiche, perché nella periferia di Milano ci sono delle bellissime biblioteche che però aprono molte non prima del 10:30 e 11 e soprattutto la maggior parte, salvo una, non riesce a essere aperta la sera a disposizione di giovani o meno giovani, delle persone che vivono nei quartieri, che hanno voglia, che hanno intenzione, che vorrebbero fare iniziative, che possono essere iniziative culturali, dalla presentazione del libro, da un dibattito, da un evento culturale. Sono biblioteche molto belle, ma a cui vengono tolti completamente i finanziamenti.
per cui non si può neanche arrivare a tenere aperte le sere anche quando ci sono disponibilità da parte di gruppi, di associazioni di dare un contributo per avere la sala, in quanto per la normativa comunale è necessario che a controllare che nulla succeda, che si svolga tutto regolarmente, ci deve essere un dipendente del comune. È una città che, se parliamo di giovani, non dà neanche una risposta a livello di luoghi, di associazioni, che pure sono tante, ma che vengono depauperate quotidianamente, che permettono di fare sport. Oggi a Milano, quando si parla di sport, si parla soprattutto di Milan, Inter, dei grandi eventi allo stadio, perfetti, specialmente per chi è interista di questi tempi, forse un po' meno perfetto, ma sicuramente. Ma quello che credo che interessi alla maggior parte dei giovani sia quella di fare sport, quello di poter avere una piscina in ogni zona, quella di avere un campo o un campetto di calcio in ogni zona, quello di non dover, pur con tutto il rispetto che deve essere dato agli aratori, non dover chiedere agli aratori di poter usufruire del loro campo di calcio per poter fare una partita a calcetto con gli amici o fare una partita a pallone con gli amici. Ripeto, con tutto il rispetto con gli oratori, perché dico per fortuna che ci sono gli oratori che quantomeno mettono a disposizione questi spazi dei giovani, ma sono sempre troppo pochi. È una città che chiude i locali. Io ho fatto una ricerca con alcuni giovani del Magnolia, che voi conoscerete molto bene. Quest'anno sono stati chiusi 32 locali, che erano locali dove il sabato sera e venerdì sera si trovavano i giovani per cercare di avere un luogo dove ballare, dove cantare e suonare a prezzi modici e non senza dover andare all'Hollywood o in altri posti che oltretutto non sempre sono frequentati e frequentabili. È una città che chiude 800 negozi all'anno, però è una città, e vediamo l'aspetto positivo che è quello che ci riguarda il futuro, in cui ha 5.000 alloggi sfitti, murati, che potrebbero e dovrebbero essere messi a disposizione dei giovani, che sono sicuramente disponibili a rimetterli in sesto, a renderli ancora vivibili, avendo così la possibilità di creare anche nelle case popolari o nelle case di ricavo che non sono necessariamente in centro, quel mix sociale che supera anche il tema della paura e della solitudine degli anziani. Io sono assolutamente convinto che se ci fosse un patto tra gruppi di giovani e il comune, cosa che sicuramente faremo, il comune potrà dare, dovrà dare quegli spazi ai giovani affinché li possano risistemare con i loro amici, con i loro mezzi e poi pagare un affitto, mentre quei locali oggi sono abbandonati, non danno nulla al comune e in più, degradandosi sempre di più, perdono valore. È una città dove ci sono qualcosa come 850 negozi di proprietà del comune che sono chiusi e che sono luoghi dove o vivono, ma forse non sopravvivono neppure loro, i topi, o si spaccia droga, o sono luoghi dove dormono purtroppo le persone che non hanno un luogo dove dormire. Sono negozi che potrebbero essere messi a disposizione di giovani che hanno delle idee, che hanno delle proposte, che hanno dei progetti, che potrebbero costruire e far diventare dal loro progetto una realtà lavorativa che poi diventa il volano per dare lavoro a nuovi giovani. Basterebbe poco. Il microcredito che il comune potrebbe offrire facendosi garante del microcredito delle banche per iniziare un'attività lavorativa in cooperativa o personalmente da gruppi di giovani sarebbe sicuramente qualcosa che non solo utilizza l'intelligente, i cervelli, i talenti che provengono dall'università ma che provengono anche dalla vita pratica, che sono progetti che sicuramente sono utili allo sviluppo della città e sono utili anche a creare nuova occupazione. Potrei andare avanti. È una città che non ha luoghi di aggregazione. Io non so che molti di voi conosceranno benissimo le periferie, io le conoscevo, pensavo di conoscerle.
in questi mesi di campagna elettorale, io è da giugno che giro Milano e la conosco sempre di più, ho scoperto che ci sono tantissimi teatri chiusi di proprietà del comune, ci sono tantissime ville bellissime, bellissime, che sono totalmente abbandonate con consigli di zona, piuttosto che comitati di quartiere, piuttosto che comitati di giovani, che hanno già preparato un progetto per l'utilizzo di quegli spazi. E allora un comune virtuoso, ma io direi anche meno, un comune intelligente, anziché far degradare continuamente e quindi rendere sempre più povera quella zona, quel terreno, quel luogo, quel teatro, quella ex asilo che può diventare un luogo invece di spettacoli culturali piuttosto che di scuola per extracomunitari, piuttosto che di servizio sociale alla città, potrebbe essere messo anche questo a disposizione di gruppi di lavoratori, di studenti, di gruppi di giovani che non hanno lavoro e che potrebbero benissimo o anche lì rimettere in sesto, rendere vivibile quel posto o altrimenti, e poi non pagare evidentemente l'affitto per un paio d'anni, fino a quando non diventa un luogo che crea anche profitto, crea anche guadagno, oltre che nuovo lavoro, e dall'altro invece potrebbe invece essere comune a farsi protagonista del ripristino di questi luoghi per poi darle in comodato d'uso, piuttosto che in affitto comodato d'uso in questo periodo del spoglio di non usarlo, ma invece è un istituto giuridico molto importante, specialmente quando è usato bene, o in ogni caso può essere dato con affitti convenzionati, con affitti che ci si può permettere di pagare proprio perché sono tanti, proprio perché si fanno spettacoli da cui deriva anche un guadagno. Questa è a grandi linee la mia visione di città. Questo io credo che possiamo fare. Io voglio dire due cose. Poi chiaramente risponde ad altre domande, questa è un'inquadratura generale di quello che penso che potrà essere Milano. Uno, dico che questo è possibile, lo dico soprattutto ai giovani, perché troppo spesso ci si dimentica che Milano è stata governata per molti anni, dalla Resistenza in poi, fino a un certo punto, diciamo, fino a Mani Pulite, fino a quando i partiti di sinistra sono entrati nella logica della corruzione, è stata governata da giunte di centro-sinistra, che hanno governato bene, che hanno costruito qualcosa come in un anno 90.000 alloggi popolari per tutti quei lavoratori che venivano dal sud e cercavano lavoro e lo trovavano anche accoglienza. Io credo che questo dobbiamo rivendicarlo. Il riformismo meneghino e il welfare meneghino è stata una ricchezza che era punto di riferimento non solo in Italia ma in tutta Europa. Ecco, noi dobbiamo rivendicare che Milano può ritornare ad essere quella città ospitale, quella città capace di creare lavoro, quella città capace anche di dare i mezzi per i talenti, per i giovani che hanno passione, che hanno volontà di restituire una città al paese e a Europa che sia punto di riferimento e che sia quella città dal cuore in mano che, come diceva un vecchio sindaco di Milano, troppo spesso noi anziani ci dimentichiamo e i giovani neppure conoscono. E dall'altra, l'ultima considerazione è questa, ma i nostri giovani, parlo dei nostri figli, dei nostri nipoti, quali sono le città dove vogliono andare? Io ogni tanto lo chiedo ai giovani, anche ho mandato un gruppo di giovani ad andare a vedere in quelle città cosa ci può essere di bello da importare a Milano. Beh, io sento parlare di Berlino, Madrid. Di Barcellona, eh? Madrid è un po' meno, io i punti di referenza sono questi. Madrid è bellissima, ma per i giovani è Berlino, Barcellona, Parigi, Copenaghen ed Amsterdam. Ebbene, su 5 di queste città, e infatti io l'ho messa perduta perché ci possono essere motivi più vari di essere di voler andare ad Amsterdam. Ma no, volevo dire, però non è un caso che quelle grandi città sono governate dalla sinistra e dal centro-sinistra. Non è assolutamente un caso, perché se sono diventate così, se sono diventate un punto di riferimento, è perché sono state capaci di dare spazio a chi aveva idee, di dare possibilità di abitare case che erano abbandonate, che sono state rimesse al servizio della collettività, perché sono città dove si è creata una partecipazione, un livello di democrazia che purtroppo in tante altre città non c'è. E solo un cambiamento totale del governo della città potrà portarci a un livello
non dico simile, ma vicina a quella di quelle grandi città, per cui non saranno più i nostri giovani ad andare là, ma saranno i giovani di quel paese a venire a Milano, perché sarà un punto di riferimento, non solo per i giovani, ma io spero per tutti.